28esimo appuntamento radiofonico settimanale del 2022 con la voce al sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica, in cui il primo cittadino pozzallese Roberto Amatuna discute al microfono del nostro direttore responsabile Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco di Pozzallo, oltre a fare come sempre il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 in città, alla voce al sindaco ragiona a microfono acceso sulla prima seduta del Consiglio Comunale a Palazzo Lapira, che ha visto l'elezione, o meglio la riconferma, della dottoressa Quintilia Celestri a presidente del Consiglio e vicepresidente il dottor Giuseppe Giampietro. Inoltre il primo cittadino pozzallese riflette ancora una volta a voce alta sulla situazione emergenza rifiuti a Pozzallo. Ascoltiamo Roberto Amatuna. Sono 28 le nostre chiacchierate radiofoniche che aprono tutti i martedì su Radio Dimensione Musica la settimana politica pozzallese. Sindaco, ci dia i dati Covid a Pozzallo e le sue raccomandazioni. Dopo tanti giorni di continui aumenti, finalmente negli ultimi 2-3 giorni in città si è registrato un calo dei casi positivi, che potrebbero però risentire dalle mancate momentanee comunicazioni delle farmacie che sabato e la domenica sono chiuse. Quindi c'è un trend in questo momento che ci lascia ben sperare e che ci fa stare un po' più ottimisti rispetto al passato, però è un dato da verificare, perché in questi ultimi 2 giorni abbiamo avuto 2 cali importanti, prima di 40 casi, poi di 20 casi, addirittura siamo scesi sotto la barriera di 500, che è un dato per noi già abbastanza importante. Certo, i casi sono ancora numericamente importanti e rilevanti, però ecco, siamo ancora in piena fase epidemica, dobbiamo aspettare qualche giorno. Pare che gli scienziati prevedono che il picco si potrebbe avere da qui alla fine di luglio, alla fine di questo mese, poi i casi dovrebbero andare a scendere. Però questo virus ha imparato un po' tutti a non fidarci di statistica, a non fidarsi della logica, perché molte volte si prevede una cosa e poi puntualmente ne accade un'altra. Quindi aspettiamo nei prossimi giorni di capire se c'è un trend in discesa oppure è stata soltanto una parentesi del fine settimana. Quindi aspettiamo ancora qualche giorno e comprendiamo meglio quello che sta accadendo. E parliamo di politica pozzallese, come a me piace definirla, quella in carne ed ossa, quella che sale e scende tutti i giorni le scale di Palazzo Lapira, quella che ragione e riflette per trovare soluzioni ai tanti problemi di questa città. Sindaco Amatuna, possiamo dire che finalmente il Consiglio Comunale pozzallese è operativo, ha eletto i suoi organismi ed è stata riconfermata la dottoressa Celestri a presiedere il Civico Consesso pozzallese. Sì. Lo scorso venerdì finalmente il Consiglio Comunale è stato già messo nella condizione di poter operare. Come è noto, la settimana prima si erano insediati 14 su 16 consiglieri e 2 consiglieri mancavano per motivi di malattia. Quindi c'è stato anche il giuramento dei rimanenti 2 consiglieri. E quindi si è proceduto all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Presidente del Consiglio Comunale è stata eletta ancora una volta la dottoressa Quintilia Celestri, una consigliera molto attiva che ha saputo svolgere in maniera egregia il compito di Presidente del Consiglio con molta fermezza, ma nello stesso tempo con molto equilibrio. Quindi un'assoluta garanzia di legalità, di pieno funzionamento del massimo consesso cittadino. Aver accumulato 5 anni di esperienza è un fatto molto importante e quindi ritengo che la dottoressa Celestri saprà svolgere in questi anni così complicati e difficili, post-pandemici, abbiamo avuto una guerra, in questi anni ecco così complessi saprà svolgere il ruolo con grande competenza, perché il funzionamento del Consiglio Comunale
è un tassello molto importante nella vita dell'amministrazione. Quindi ancora una volta i miei complimenti alla dottoressa Quintilia Celestre per questa elezione. È stato eletto poi vicepresidente del Consiglio il dottor Giuseppe Giampietro, che è un funzionario della Capitaneria di Porto, quindi un ragazzo molto preparato, molto intelligente, ma soprattutto una persona molto, molto equilibrata. Quindi abbiamo l'assoluta garanzia di avere ai massimi vertici del massimo consenso cittadino due persone che non sono preparate soltanto dal punto di vista tecnico, ma hanno la caratteristica di essere persone dotate di grande equilibrio. In quella seduta stessa di venerdì scorso sono stati eletti i componenti, le commissioni consiliari che dovranno eleggere i presidenti fuori dal Consiglio Comunale. E proprio nella giornata di oggi, senza perdere tempo, è stato riconvocato il Consiglio Comunale, dove all'ordine del giorno c'è una variazione di bilancio importantissima. Quindi possiamo dire che da oggi si è pienamente operativi e quindi ci si avvia verso questa nuova, grande ed entusiasmante avventura. Ci aspettano delle sfide importanti, ma io penso che in questa nuova classe dirigente, che con questo nuovo Consiglio Comunale tanti problemi si possono affrontare e risolvere nell'interesse esclusivo della nostra città. Sindaco Amatuna, vorrei ancora una volta la sua riflessione sull'emergenza rifiuti. Lei dice che a soffrire sono soprattutto i comuni siciliani, senza interventi legislativi seri e soprattutto senza controlli mirati. I comuni non saranno più in grado di fare fronte al colosso delle ditte dello smaltimento dei rifiuti. L'emergenza rifiuti ci obbliga tutti a fare delle riflessioni. E la riflessione è che in questi ultimi anni, e non parlo soltanto di questa giunta regionale, ma anche delle precedenti, non ci sono state delle classi dirigenti a Palermo in grado di affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti. E oggi ne paghiamo tutte le conseguenze. La semplice chiusura di una discarica dell'Oikos a Catania ha portato questo meccanismo ad incepparsi. Noi abbiamo serissimi problemi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Sono state fatte più gare, le prime dove alcune ditte manifestavano interesse e poi non presentavano l'offerta economica. Oggi abbiamo una ditta che potrà smaltire soltanto una parte non importante della quantità di rifiuti dei comuni stessi. Quindi la situazione che noi comuni viviamo qual è? È quella di intavolare dei rapporti con delle imprese per lo smaltimento dei rifiuti al prezzo che loro ci impongono, perché non possiamo assolutamente perdere tempo, dobbiamo mantenere in questa fase dell'anno, perché siamo in pieno luglio, quindi in piena stagione estiva, le città pulite. Ed è quello che stiamo facendo a Pozzallo. Pozzallo è veramente una città pulita, in questo momento non abbiamo problemi, ma purtroppo si vive alla giornata. Si vive alla giornata per una responsabilità regionale che è grave, che purtroppo nessuno ne parla. Che cosa accade in questi casi? Accade che i comuni si trovano soli a combattere questi grandi apparati economici. Accanto a questa situazione di difficoltà oggettiva e generale, noi abbiamo una difficoltà anche di rapporti con la ditta dello smaltimento dei rifiuti a Pozzallo, che non collabora come dovrebbe collaborare. Basta pensare che noi mediamente, e forse anche più, abbiamo quasi un quarto di personale in meno che lavora, quindi noi ne dovremmo avere 42 in netturbini e mediamente ne abbiamo 31-32. E mentre nel passato tutte le ditte potenziavano il servizio con delle nuove unità
nella stagione estiva, questa ditta non assolve a questo compito. Questo ci crea difficoltà enorme, con un super stress dei lavoratori ecologici, e quindi ecco, la città ne risente. Si potrebbe fare ancora molto di più, e invece per la mancata collaborazione di questa ditta non si ottiene il massimo come noi vorremmo. Abbiamo chiesto dei cassoni in più da allocare nel CCR per andare a depositare momentaneamente il rifiuto indifferenziato, e non ci hanno fatto sapere nulla. Abbiamo chiesto degli scarrabili, perché durante le ore notturne e nelle ore di sera la città si riempie di giovani, di turisti con la movida, e quindi abbiamo bisogno degli scarrabili in numero sufficiente, e anche lì la ditta fa orecchie di mercante. Perché faccio questi esempi? Faccio questi esempi perché questi grandi potentati economici possono mettere in difficoltà un comune delle amministrazioni. Se poi tutto questo noi aggiungiamo anche, e voglio parlare di altra cosa, non del caso in particolare, se poi noi andiamo a leggere con attenzione l'ultima intervista del procuratore di Catania Zuccaro, di cui abbiamo fatto cenno qualche tempo fa, la cosa mi preoccupa non poco, che quando Zuccaro afferma di fronte alla Commissione Antimafia che quasi le ditte per lo smaltimento dei rifiuti ricevono condizionamenti della mafia, e quando il procuratore Zuccaro afferma ufficialmente e pubblicamente che nelle province di Ragusa e Siracusa le forze dell'ordine non sono messe nelle condizioni di poter indagare su questi grandi potentati economici, la mia preoccupazione diventa grande, perché tutto questo ti può creare difficoltà e ti può creare problemi nel normale funzionamento delle macchine dei comuni stessi. Quando noi scriviamo una lettera alla ditta, la ditta stessa con i suoi avvocati ce ne scrive 10, quindi noi non siamo in grado di contrastare molte volte questo grande strapotere economico. È l'ora, ecco, di andarla a risolvere questo tipo di problema, non dico a risolvere ma ad affrontare i grandi nodi. Occorrono dei provvedimenti legislativi, occorrono maggiore controllo verso il comportamento molte volte opaco di queste imprese per lo smaltimento dei rifiuti stessi. Quindi la mia voleva essere una riflessione su un grande tema, su un grande problema, su cui noi tutti come classe politica dobbiamo andare a riflettere. Grazie Sindaco. Con la voce al Sindaco, appuntamento a martedì prossimo. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.